Lo sapete da cosa deriva il termine Rotpunkt? Il suo senso è stato coniato dal leggendario Kurt Albert, che era solito disegnare un cerchio rosso alla base della via durante i tentativi e che successivamente riempiva, sempre di rosso, una volta liberato il tiro. Da qui il punto rosso, Red Point, rappresenta il segno che la via è stata salita senza l'ausilio di mezzi artificiali. Kurt inizia ad arrampicare a 14 anni. Pensate che all'epoca l'arrampicata in falesia era ritenuta quasi ed esclusivamente un allenamento per le vie montagna. E già a 17 anni compì salite notevolissime, quali lo sperone Walker delle Grand Jorasse e la parete nord del Liger. Successivamente scala Eternal Flame sulle torri di Trango, 650 metri di via fino a 7C, percorsa nel settembre dell'89, quasi interamente in libera in apertura. Poi Riders on the Storm sul compatto granito della parete est della torre centrale del Paine, continuando molte altre realizzazioni di alta difficoltà nello stesso stile,